Siamo qui a Full Spring Street sul fiume Ohio a Jeffersonville, Indiana. Ora andremo ad ascoltare la lettera dal fratello Joseph Branham in Jeffersonville, Indiana, dal Tabernacolo Branham. Qui è fratello Joseph. Caro sale della terra, proprio quando sembra che esso non potrebbe essere migliore, egli ci dà un altro nastro carico di rivelazioni. Abbiamo rappresentazione di predestinazione. Ecco perché veniamo dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, per ascoltare la parola vivente resa manifesta. Quando Dio ha creato il mondo, noi eravamo nel suo pensiero. Quando il nostro accusatore continua a puntare il dito contro di noi e dire al Padre, hanno fatto questo, il sangue del nostro Signore Gesù ci copre. Quando preghiamo, Dio non vede noi, sente solo la nostra voce attraverso il sangue di Gesù. Satana non può infastidire, ovvero, egli può tentare, ma non può riuscire a prendere un cristiano nato di nuovo, poiché Dio lo previde dalla fondazione del mondo e mandò Gesù per redimerlo, e il sangue parla in suo favore. Come può egli peccare quando non può nemmeno essere visto da Dio? Egli neppure, l'unica cosa che egli sente è la nostra voce, e egli vede la vostra rappresentazione, amen. Ciò è vero, capite? Il profeta di Dio ci ha detto queste cose, non è lui a parlare, lui sta solo esprimendo i pensieri di Dio, i suoi attributi, delle cose che devono accadere. Egli sta usando la sua bocca per esprimerli. E dopo che lui le ha dette, devono realizzarsi. I cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Egli ci ha dimostrato la sua parola più e più volte. Ci ha dimostrato di essere figlio dell'uomo fatto carne in mezzo a noi. Non ci ha dimostrato che il nostro profeta adempie ogni scrittura che parla di lui? Non ci ha dimostrato che noi siamo la sua sposa? Non ci ha dimostrato che noi abbiamo la vera prova dello Spirito Santo? Di cosa ci preoccupiamo allora? Egli ci ha dimostrato che se staremo al suo fianco, egli starà al nostro fianco. La sua parola non può mai venire meno. Tutti coloro che credono a questo messaggio e questo messaggero di quest'epoca saranno salvati. Tutti coloro che credono al messaggio e al messaggero periranno con il mondo. Ascolta attentamente, Chiesa. Molti fraintendono, non hanno nessuna rivelazione della parola. Pensano che diamo troppa importanza all'uomo. Se credete veramente che il fratello Branham sia profeta di Dio, allora aprite il vostro cuore, la vostra anima e ascoltate quello che dice il Così dice il Signore. Cosa riunirà la sposa? Cosa unirà la sposa per diventare uno con Dio? In quel giorno il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Cosa? Per unire la Chiesa al capo, unire il matrimonio della sposa. Il grido della sposa verrà proprio attraverso questo. Quando il Figlio dell'uomo scenderà e verrà in carne umana per unire i due insieme. La Chiesa deve essere la parola, egli è la parola, e i due si uniscono insieme. E per fare questo occorrerà la manifestazione della rivelazione del Figlio dell'uomo. Occorrerà la manifestazione della rivelazione del Figlio dell'uomo, non la vostra idea, non il vostro intendimento, non i vostri pensieri, né la vostra predicazione. Il Figlio dell'uomo unirà la sposa con lo sposo e sta avvenendo proprio ora. Ora ci troviamo in una cerimonia nuziale con lo sposo, e presto partiremo per la cena delle nozze e per la nostra luna di miele. La parola e la Chiesa diventano uno. Quello che il Figlio dell'uomo ha fatto, egli era la parola. La Chiesa compie la medesima cosa. Possiamo vivere solo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dio ha dimostrato che il nostro profeta
e portavoce di Dio per oggi. Come sappiamo che è la parola di Dio? Egli lo dice, poi lo ha dimostrato con la sua parola. Noi siamo la Chiesa sposa, preparata negli ultimi giorni. Una chiamata fuori da tutte le altre, quell'uccello macchiettato che è macchiettato col suo sangue. Padre, i nostri cuori sussultano e il mio cuore batte quando penso a questo e so che le tue parole sono vere, nessuna di esse può venir meno. Questo è l'unico modo previsto da Dio per oggi. È l'unico modo per non cambiare una sola parola. Ricordate, lo Spirito Santo può venire e ungere una persona, tuttavia, è fuori dalla volontà di Dio. Noi dobbiamo rimanere con l'originale parola rivendicata. Se volete rimanere con quella parola e ascoltare la voce di Dio con noi, vi invito a unirvi a noi domenica alle ore 12, ora di Jeffersonville, mentre ascoltiamo dimostrare la sua parola. 64-08-16. Non siete obbligati a unirvi a noi o nemmeno ad ascoltare lo stesso nastro alla stessa ora con noi, ma vi chiedo, ascoltate il profeta di Dio, fratello Joseph Branham. Scritture da leggere prima del servizio. San Matteo 24-24. San Marco capitolo 5, versetto da 21 a 43. San Marco, capitolo 16, versetto 15. Luca, capitolo 17, versetto 30. Luca, capitolo 24, versetto 49. Giovanni, capitolo 1, versetto 1. Giovanni, capitolo 5, versetto 19. Giovanni, capitolo 14, versetto 12. Romani, capitolo 4, dal versetto 20 al 22. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. Ebrei, capitolo 4, versetto 12 a 16. Ebrei, capitolo 6, dal versetto 4 a 6. Ebrei, capitolo 13, versetto 8. Primo Re, capitolo 10, versetto da 1 a 3. Gioele, capitolo 2, versetto 28. Isaia, capitolo 9, versetto 6. Malachia, l'intero capitolo 4. Fino alla prossima volta, da Food Spring Street in Jeffersonville, Indiana, sull'Ohio River, Dio vi benedica e Shalom.